Quindi benvenuta, sono veramente contenta di essere di nuovo con voi e di trovarci così voce a voce. È diverso, certo siamo insieme tutti i giorni, colloquiamo ormai sulla pagina, questa pagina è diventata veramente un punto di riferimento, è anche molto bello proprio, abbiamo delle discussioni e degli incontri davvero profondi, sono sempre più felice. Ma ovvio che essere così in diretta veramente con voi per un pochino di tempo è sempre un'emozione bellissima. Spero che tu abbia avuto una buonissima estate e che sia pronto per un autunno veramente, come dire, impegnativo, perché credo che mai come quest'anno ci aspetta una ripresa, come dire, importante. Innanzitutto abbiamo sicuramente, è arrivata la fine d'estate, pensavamo che con tutta questa emergenza l'estate sarebbe passata quasi inosservata, invece alla fine è arrivata l'estate, ci siamo rilassati, magari ci siamo anche lasciati un po' andare, sicuramente l'alimentazione non è stata sempre perfetta, quindi abbiamo senz'altro fatto delle deroghe e adesso invece ci aspetta una bella ripresa lavorativa scioccante. Per tanti una vera e propria ripresa dopo un lungo periodo di stop o comunque di un lavoro diverso, magari da casa, magari non ai ritmi normali, e quindi è tutta una corsa a ritrovare la nostra forza, a ritrovare il ritmo che magari proprio ci eravamo un po' rilassati, l'avevamo un po' lasciato da parte. Oltretutto una ripresa all'insegna dell'incubo dei virus, no? Perché qui i giornali e i messaggi sono costanti, al primo starnuto, al primo problema, un bambino verrà mandato a casa immediatamente e così anche noi dobbiamo stare attenti e allora ecco che a questo punto dobbiamo avere tutte le forze con noi perché veramente abbiamo bisogno di affrontare al meglio questo momento delicato. Questo è il motivo per cui ho pensato di venire in diretta e come dire, di introdurvi a queste che possono essere degli strumenti per riprendere alla grande. Quindi scopriremo insieme questi 5 passi, questi strumenti pratici che ti aiutano a compiere un vero e proprio reset, una vera e propria, come dire, rivoluzione nel tuo corpo, per cui lo riprogrammi e lo fai partire nuovamente, con un corpo e una mente che ti sostengono. Come possiamo potenziare le nostre difese immunitarie che diventano veramente cruciali in questa ripresa e ripartire alla grande con più energia, più focus, più grinta, più salute, più forma fisica, ma anche tanto, tanto, tanto buon umore perché è importantissimo la gioia, dobbiamo averla, quindi basta con questi alti e bassi e con questa costante sensazione di non essere all'altezza. Tutto questo praticamente per dare al nostro corpo il meglio di noi, cioè farci brillare come siamo nati per poter fare. Quindi questo è quello che è il mio augurio per te ed è quello che vorrei così, sul quale magari parleremo oggi. Ti ricordo che sono con un team, un vero e proprio team, non sono da sola, quindi sono qui che parlo, ma ci sono almeno due senior coach che mi sostengono e che ti aiuteranno che mi aiuteranno nella risposta alle vostre domande. Quindi vedrete che ci saranno due maghette che sono qui al lavoro e poi ti assicuro che comunque è tutto registrato. Certo, c'è un bel regalo, quindi rimani fino alla fine, ma non ti preoccupare se ti perdi qualche pezzettino, sarà subito disponibile la registrazione qui su questa pagina, poi da domani sul blog, quindi non avrai problemi a riascoltare questo incontro. Chi sono io se dovessi essere capitato qui per la prima volta su questa pagina, senza che mi conosci assolutamente, mi presento come tutte le persone educate, sono una naturopata e anche un'educatrice, queste sono state le due attività principali che ho svolto nella mia vita, mi occupo di educazione alimentare da più di 30 anni, sono anche stata una mamma, lo sono ancora ovviamente, ma adesso sono anche nonna, anzi sto per diventare nonna per la quinta volta e quindi sono super super emozionata partenza per l'Italia proprio per venire come dire, a dare il là a questa meravigliosa nuova bimba che entrerà nella nostra famiglia. Ho concentrato tutte le mie conoscenze di questa vita nella quale, come dire, mi sono trovata a innamorarmi a 19 anni della salute e dell'alimentazione sana e non ho smesso un momento di occuparmi di questo, di ricercare, di scoprire. Poi ho messo insieme
tutte queste conoscenze di una vita nel ideando il Southern Approach, questo metodo che possiamo definire una chetogenica nutrizionale unica, perché combina da una parte le conoscenze antiche con quelle invece moderne, perché mi piace avere un piede da una parte e un piede dall'altra, facile, pratica, perché sono una persona semplice che ama vedere i propri, come dire, amici, le persone che lavorano con me, che possono in realtà portare queste conoscenze nella vita di tutti i giorni, senza fare cose complicate, senza fare cose dure, senza fare cose difficili, ma portando un po' di luce, un po' di amore, un po' di benessere nella nostra vita quotidiana. Quindi è una chetogenica adatta a essere praticata tutti i giorni, ma ci torneremo sicuramente su questo argomento. Se ti piace conoscermi meglio, ho un sito ufficiale dove viene spiegato tutto il mio metodo, si chiama thesautonapproach.it. Ovviamente riportato qui su questa pagina in tanti modi, e su questa pagina trovi tantissima informazione, siamo molto generosi, una parte del team si dedica costantemente alla creazione di articoli, guide, proprio è una fucina di lavoro costante. Poi c'è un programma online che ti segue passo passo a cambiare vita. C'è un'academy di formazione, un punto di riferimento per medici, naturopati, personal trainer, persone che vogliono lavorare con la nutrizione, anche persone assolutamente normali come te, che vogliono lavorare con la nutrizione per se stessi o magari per le persone a cui vogliono bene o cambiare vita, cambiare lavoro. E questa Academy sta anche per aprire battenti, quindi continua a seguirci perché tra un mese e mezzo siamo lì pronti a dare là alla nuova Academy. Vediamo quali sono adesso le sfide che ci aspettano e come veramente sentirci vincenti, forti e al massimo. È passata l'estate dove sono sicura che sicuramente hai mangiato un po' di più. In vacanza ci rilassiamo, come è giusto che sia, facciamo delle deroghe, magari abbiamo mangiato qualche gelato di più, sicuramente abbiamo bevuto un po' di birra, abbiamo bevuto dei succhi, ci siamo divertiti soprattutto a mangiare tanta frutta, perché questo spesso facciamo d'estate, o è bello d'estate mangiare fino a tardi, quindi in realtà ci siamo un tantino, come dire, squilibrati e appesantiti. Invece ci attendono, abbiamo detto, questi ritmi serrati e soprattutto ritornare, come dire, a dare il massimo, pur avendo un vero e proprio stress post-traumatico, perché io parlo veramente tutti i giorni con tantissime persone e mi rendo conto che questo lockdown, questa paura, questo blocco che, come dire, da febbraio è arrivato nella nostra vita e non ci ha più lasciato, è qualcosa che è entrato dentro di noi, ha generato tanta senso di incertezza, c'è tantissima incertezza economica, io vedo qui dove abito a Barcellona, veramente una Barcellona notevolmente in difficoltà, dove un negozio su tre chiude, insomma, siamo veramente in una. E sono certa che anche in Italia, soprattutto adesso nella ripresa, non, questi nodi verranno al pettine, quindi sicuramente c'è una notevole componente di stress. Ora, lo stress dobbiamo prepararci e farci trovare forti, perché altrimenti le sfide di questa ripresa ci faranno soccombere, quindi è importante veramente curare la nostra energia, la nostra forma, la nostra forza, in modo da vedere le cose con una maggiore chiarezza, con una maggiore anche positività, perché spesso quando vediamo le cose nere è perché c'è qualcosa dentro di noi che non è in equilibrio. Ora c'è soprattutto l'incubo, poi il sistema immunitario che ci tiene lì sul filo, come dire, è la parte più cruciale di tutta questa avventura, perché ovviamente dobbiamo evitare di ammalarci quest'anno, perché la malattia immediatamente farà pensare al virus, immediatamente ci bloccheremo, immediatamente dovremo magari. E quindi noi, la nostra famiglia, come siamo, dobbiamo cercare veramente di mantenerci in una buona salute. Quindi ancora di più quest'anno impegniamoci a curare il nostro sistema immunitario. Ora, qual è il sistema? Possiamo dire l'alimentazione, le abitudini di vita, non la dieta, ma proprio lo stile di vita che ci può aiutare a raggiungere tutti questi obiettivi che ci siamo posti. E vediamo adesso quali sono le sfide di questo inverno, eh? Cosa ci aspetta? Dicevamo che abbiamo passato l'estate dove senza dubbio abbiamo mangiato di più e
in vacanza è così, ci lasciamo andare, facciamo tante deroghe, abbiamo mangiato magari più gelati, bevuto più birra, succhi, mangiato spesso di più e la sera tardi, e quindi sicuramente in questo momento abbiamo bisogno di recuperare un po' di energia, questo rilassamento, queste abitudini, soprattutto abbiamo mangiato anche tanta frutta, sono cose che ci indeboliscono. Adesso invece abbiamo bisogno di essere proprio forti alla grande, perché questa ripresa si accompagna anche con una bella dose di stress. Perché questo stress? Perché tutta questa, come dire, forzato stop che abbiamo avuto durante tutta la primavera e che si è protratto verso l'estate, ha sicuramente creato proprio un'ansia per tutto quello che accade, per quello che può accadere. Siamo ancora in una situazione come appesa a dei fili, quindi questo sicuramente ci mette in una condizione di stress, e questo stress c'è bisogno proprio di dare il massimo di noi stessi per cavalcarlo. Mai un autunno è stato così all'insegna della sfida importante per noi. Ecco perché essere al nostro meglio e lavorare per rinforzare anche il nostro sistema immunitario, che in questo momento non deve ammalarsi. Dobbiamo affrontare l'inverno non come al solito, magari con acciacchi, raffreddorini vari. Dobbiamo essere veramente forti. Quindi vediamo quello che possiamo fare, quanto le nostre abitudini possono influenzare questo sistema immunitario, come possiamo realizzare questa migliore forma fisica che ci può aiutare in profondità. Quindi vediamo come raggiungere i nostri obiettivi, che siano, come dire, il sistema immunitario più forte, che sia come effetto collaterale magari un metabolismo che si riavvia. Tanti mi dite come devo fare, sono lì bloccato, che non riesco a ripartire, voglio trovare la mia forma fisica ma non riesco. Bene, vediamo tutte queste cose, come le possiamo raggiungere. Quello che è il sistema, come dire, che sembra veramente mettere tutti d'accordo, e dare un aiuto a tutti questi aspetti, dall'aspetto più del sistema immunitario all'aspetto anche del peso forma, in tutti i sensi, anche se sei troppo magro oppure se invece hai peso da perdere. Quello che sembra veramente mettere tutto in una giusta cornice è la chetogenica nutrizionale bilanciata. Che cos'è questa alimentazione? Questa è un'alimentazione dove mangi la giusta quantità di proteine, non troppe, non ti spaventare, no, è normoproteica, non iperproteica, quindi la giusta quantità di proteine che ci servono a vivere, perché di più non ce ne servono, le faremo solo uscire dal corpo, in quanto non, il corpo è programmato per utilizzare una certa quantità di proteine, di più non le può, non le immagazzina, le spende e poi le elimina. E vegetali, una bella quantità di vegetali e una buona quantità di grassi. Grassi sani, ovviamente, che andremo scoprendo, e che tutte queste abitudini, tenendo il più possibile fuori dalla nostra quotidianità i carboidrati, sia sotto forma di cereali che sotto forma di zuccheri e di farine, che sono un po' l'alimento che in qualche modo ci ruba la nostra forza e può indebolire in modo profondo il nostro sistema immunitario. Ora, perché mai questa dieta chetogenica potrebbe essere interessante per noi? Che cos'ha che può, come dire, può fare la differenza? Cos'è? Questa dieta è una, come dire, un'alimentazione nella quale bruci i grassi per vivere, cioè praticamente cambi il carburante abituale col quale vivi, che è lo zucchero. Siamo sempre stati abituati a vivere di zucchero. Zucchero non solo, non pensare solo allo zucchero dei dolci, ma proprio pane, pasta, tutti frutta, tutti quelli che sono alimenti che contengono a vario livello carboidrati. Quindi cambiare carburante, passare da una dieta che brucia gli zuccheri per vivere a un'alimentazione che invece brucia grassi. E questo è incredibile, perché è una delle diete più straordinarie che sia mai stata formulata. Le sue origini sono mediche, sono strettamente mediche, perché è stata sperimentata per la prima volta all'inizio del secolo scorso, proprio negli ospedali, per curare condizioni mediche veramente difficili. Molto difficili da trattare. Lì i medici hanno avuto la visione che ci fosse un tipo di alimentazione che potesse veramente far ripartire, ecco, riprogrammare il corpo, farlo partire alla grande, rimettere in funzione tutti i sistemi e
hanno capito che questo sistema era quello di utilizzare un carburante diverso, che poi è un carburante amatissimo dalle nostre cellule, perché ci sono proprio i mitocondri, che sono i motorini delle nostre cellule, che impazziscono per i grassi. Per loro è la benzina ideale, quindi non vedono l'ora di riceverla. Quando provi la dieta chetogenica nutrizionale così bilanciata, scopri che naturalmente va via la fame, vanno via gli alti e bassi di umore, di focus, tutta quell'altalena con la quale sei abituato a vivere, perché adesso ti senti alla grande che spaccheresti il mondo e adesso invece sei wow, sottoterra, sotto il tappeto, non riesci a capire come partire. Va via l'incubo della bilancia, vanno via l'incubo di dover contare tutto, di dover pesare, di fare diete dove devi fare computi assurdi di calorie che ci vuole la laurea in matematica per farle. E il focus, perché questa è la cosa incredibile, il focus letteralmente esplode. Cioè tu hai una presenza, una qualità del corpo e della mente, incredibile. E pensa che i medici hanno proprio studiato entrambi questi aspetti, perché era anche la mente, con alcune patologie, essere proprio oggetto dei loro studi, e quindi volevano un'alimentazione che permettesse al paziente che aveva difficoltà anche nella mente di ritrovare rapidamente il massimo della sua forma fisica. Quindi un'alimentazione incredibile. Ora, già sento, immagino che qualcuno che sta in ascolto borbotta e comincia a dire: ma come la chetosi è pericolosa, non è adatta a tutti, è pericolosissima, se la fai tutti i giorni puoi rischiare di non, come dire, di avere degli effetti collaterali. Calma, per favore non dire questo, perché, come dire, è un'obiezione veramente mio, perché non fa, è un insulto alla tua intelligenza, no, datata completamente. Da chi non si sta aggiornando, da chi non sta minimamente studiando l'attuale direzione in cui stanno andando le ricerche sull'alimentazione e sulla dieta oggi, perché, come dire, assolutamente in questa obiezione stiamo facendo un errore gravissimo. Stiamo confondendo la chetogenica nutrizionale con la chetoacidosi diabetica, una condizione patologica gravissima, rarissima, che riguarda nemmeno tutti i diabetici, riguarda soltanto condizioni estreme di diabete di tipo 1, quindi proprio condizioni rarissime. E non riguarda il 99% delle persone, per cui non è l'alimentazione chetogenica, è assolutamente una dieta adatta a tutti. Allora, stavamo parlando di chetogenica, stavamo dicendo che non è assolutamente, di non confonderla con la chetoacidosi diabetica, che invece è un'alimentazione, come dire, perfetta, la chetogenica, proprio per il nostro corpo, ed è stata proprio studiata negli ospedali, quindi non c'è obiezione che tenga con questo sistema. Tant'è vero che mi hai visto annunciare insomma, ormai almeno un mesetto fa, che addirittura l'alimentazione chetogenica è stata alla base in Italia di una sperimentazione nell'ospedale di Genova, proprio con i pazienti Covid, per vedere, come per aiutarli nella ripresa, perché in assoluto è l'alimentazione che ti consente di ripartire dopo una condizione di difficoltà. Ecco perché è l'alimentazione perfetta anche per ripartire quando hai infiammazione, che poi è un po' la condizione abituale con la quale siamo abituati a convivere quando mangiamo quello che non ci fa bene e viviamo in una condizione di stress. Queste due cose ci fanno vivere in una condizione che gli scienziati chiamano, i medici oggi chiamano, infiammazione. E la dieta chetogenica è in assoluto la migliore alimentazione per uscire dalla condizione di infiammazione, tant'è vero che viene proprio usata negli ospedali. E immaginati che cosa potrebbe voler dire oggi se veramente iniziassimo a cambiare vita, dicevo nel post proprio che annunciava questa cosa dell'ospedale di Genova, come sarebbe meraviglioso se si potesse usare questa alimentazione negli ospedali per i pazienti, perché veramente a più livelli la ripresa sarebbe veramente straordinaria, velocissima,
a tutti i livelli, perché poi quando ci ammaliamo, quando magari subiamo un trauma anche fisico, eccetera, quello che va giù è anche il nostro sistema, come dire, nervoso, la maniera di vedere le cose, l'emotività. Ecco, l'alimentazione chetogenica è straordinaria anche da questo punto di vista, perché veramente ci fa sentire velocemente meglio anche sotto il profilo proprio della mente e delle emozioni. Ora, perché l'alimentazione, quindi chiarito che la chetogenica è in assoluto l'alimentazione migliore per il nostro sistema immunitario, tanto da essere testata negli ospedali con pazienti Covid. Quindi è in assoluto provato che è un'alimentazione eccezionale per il nostro sistema immunitario. Ora, perché la chetogenica Sauton, questa chetogenica nutrizionale che insegno, è così diversa dalle altre? Cos'ha di diverso? Perché oggi, anche grazie a questi strani beveroni che stanno arrivando in arrivo anche in Italia, che hanno fatto un po' di scalpore in America, adesso stanno arrivando anche in Italia, si sente parlare della chetogenica. In realtà questi beveroni ovviamente non hanno nulla a che vedere con una chetogenica nutrizionale sana. Ma andiamo a vedere perché la chetogenica Sauton è così diversa. Innanzitutto è formulata in modo tale da ottimizzare per te l'arrivo di questo nuovo carburante, cioè fare in modo che questo nuovo carburante innanzitutto aiutarti a cambiarlo, ma far sì che questo carburante arrivi veramente alle tue cellule. Perché grazie proprio a dei semplici accorgimenti, semplicissimi, quasi banali, ma sconosciuti, che consentono veramente di migliorare velocemente la tua digestione e la tua assimilazione, perché altrimenti cambi carburante, ma questo non arriva alle tue cellule, quindi hai fatto un lavoro completamente inutile e il benessere non lo avvertirai. E poi come dire, ti aiuta veramente a calibrare questa alimentazione sulla base delle tue esigenze individuali. Non esiste veramente, ne ho conosciuti una infinità incredibile e non esiste un approccio più personalizzato di questo, perché vieni aiutato non perché sono io a darti la scienza infusa, ma quello che ti do è un sistema col quale tu puoi scoprire quello che ti fa bene, quello che non ti è amico, come vivere nella vita affrontando le difficoltà e come far sì che questo sia veramente il vestito che ti calza perfettamente, non qualcosa arrivato dall'alto, una dieta, un sistema duro, difficile o rigido. No, qualcosa che si sposi perfettamente con te e ti aiuti a esprimere il massimo delle tue potenzialità. Quindi veramente un sistema molto, molto personalizzato. Ora, torniamo alla questione autunno. Torniamo alla questione inverno e vediamo adesso quali possono essere i consigli pratici per affrontare al meglio questo momento di difficoltà e armonizzare il tuo stile di vita alle sfide che ti attendono. E innanzitutto sono cinque, ti dicevo che sono cinque in qualche modo le cose che devi tenere presente in questo autunno, cercare come dei pilastri che ti possono dare il giusto sostegno in questo momento. La prima cosa che devi fare, visto che vieni dall'estate, dove hai fatto esattamente il contrario, quello che devi fare adesso è ridurre il cibo crudo nella tua alimentazione quotidiana. Perché? Perché se tu continui a dare freddo al tuo corpo, invece il corpo piano piano è qui alle prese con un tempo che sta cambiando, iniziando a cambiare, e presto o tardi arriverà il freddo, il tuo corpo non riuscirà a reggere alla sfida del freddo che arriva e inizierà a soffrire, a mostrare segni di debolezza. Quindi riduci il cibo crudo e inserisci l'acqua calda. Questi sono i primi presidi che ti consentono di tenere caldo il tuo corpo così da sopportare il freddo esterno e quindi difenderti meglio. Che vuol dire? Via le insalate, via i chili di frutta che abbiamo mangiato d'estate, perché questo indebolisce immediatamente il tuo intestino e rende, come dire, il tuo sistema immunitario immediatamente alla mercé di tutto quello che arriva. E invece riduci drasticamente questi alimenti e se vuoi mangiare l'insalata, ne devi mangiare veramente una micro ciotolina e la devi mettere alla fine del pasto, non all'inizio, perché solo così non danneggerai il tuo intestino e terrai veramente l'addome fortissimo.
L'altra cosa è la frutta, che non deve essere più mi metto lì con tutta la frutta estiva e non la finisco più, invece devono essere magari due frutti al giorno, non di più, presi negli spuntini e mai a fine pasto, in modo tale anche qui da evitare fermentazione che poi apre le porte a batteri patogeni, che poi aprono le porte perché l'intestino è tutto pieno di recettori del sistema immunitario, quindi se lì creiamo il caos, immediatamente il nostro sistema immunitario si indebolisce e si ammala. Quindi non esagerare con questi alimenti, incomincia a cuocere le verdure in modo tale da come dire, tenere i vegetali un po' più cotti e non mangiare cibi presi direttamente dal frigorifero, falli un po' portare almeno a temperatura ambiente, introduci l'acqua calda, prima una tazza al mattino come prima abitudine e poi via via degli infusi, delle tisane, magari se ti sconvolge l'idea dell'acqua calda inizi con acqua tiepida, però tieni presente che se dai in là al tuo corpo di gustarla, sarà un amore a prima vista, è solo la mente che a volte si oppone a questa abitudine, ma quando la provi veramente il tuo corpo, wow! Rinasce e quella dell'acqua calda è il primo alleato del freddo invernale. Metti quello e immediatamente sarai protetto e poi ovviamente verdure un po' più cotte in modo tale da rinforzare il nostro intestino. Seconda cosa importantissima, per favore smetti con la colazione dolce. Questa settimana proprio ti ho fatto un video proprio su questo argomento. La colazione dolce d'inverno come dire, apre le porte alle malattie e alla tua debolezza. Perché? Perché ti mette fame, ti gonfia, ti mette subito voglia di altro zucchero, quindi incominci a mangiare troppo zucchero e a indebolire il tuo intestino. Ci sono mille possibilità alternative della classica colazione a cui sei morbosamente affezionato. Non c'è solo la colazione salata. Quello che non devi fare è mangiare un concentrato di zuccheri la mattina, cioè marmellata, miele, pane. E queste sono tutte le colazioni che ci fanno, il porridge, tutte le colazioni, i cereali, che ci fanno gonfiare, ci fanno indebolire. Quello che dobbiamo mettere è una colazione più equilibrata. Questo non vuol dire che deve essere per forza salata. Per fortuna ci sono tante, tante alternative con le quali ti puoi divertire. Ci sono tante risorse sul nostro blog su questo argomento della colazione perché so che è un argomento molto spinoso per tanti. Proprio questo inizio, questa idea che debba essere in qualche modo dolce ci fa bloccare e non sappiamo bene cosa fare. Quindi hai delle guide, hai dei video miei, hai delle risorse di ricette, hai tante possibilità per capire quali possono essere le tue colazioni alternative alla classica colazione dolce che non fa altro che indebolirti. E questa abitudine, cerca di tenerla, di una colazione alternativa, 5 giorni su 7. Non lo devi fare tutti i giorni, ma lo devi fare almeno 5 giorni, tra 4 e 5 giorni della settimana, quelli che sono più cruciali, quelli nei quali devi dare il massimo della tua energia, della tua forza e allora che devi dare il tuo meglio, in quelli devi a sostenere il tuo corpo con una colazione che veramente ti consenta di partire alla grande, sia nel corpo che nella mente. E ricordati che, come dire, in assoluto, in un mondo ideale, la colazione salata sarebbe la migliore per te, soprattutto in inverno, ma ripeto, non è l'unica alternativa. Ci sono tante cose intermedie che puoi fare, porridge senza cereali, granola senza cereali, ci sono bevande energetiche, shake, budini, piadine con frutta spadellata, veramente ti puoi divertire in mille modi e soprattutto modi pratici, perché non devono essere ovviamente colazioni difficili che ti portano a bere, come dire, a dover spendere troppo tempo e che ovviamente sarebbe poi difficile nella vita di tutti i giorni organizzare. Quindi in alternativa guarda le nostre guide, ma dai la colazione migliore, nutriente, in grado veramente di sostenere la tua giornata, perché il buongiorno si vede dal mattino, e come dire, di darti tutta l'attenzione che la vita richiede, il focus anche del tuo cervello, la forza anche del tuo sistema emotivo, ecco, essere solido, forte, una colazione è veramente fondamentale.
Terzo punto importantissimo, fai pasti di proteine, grassi e verdure. Questo almeno uno dei pasti della tua giornata deve essere composto così. E se riesci 5 giorni su 7 a mettere proprio questi che sono i capisaldi della keto nutrizionale, cioè questa, quando più devi essere sotto pressione, quanto più sei, devi dare il tuo massimo, a fare un bel regime alimentare che preveda, che non deve essere un regime dove devi pesare o ti devi, o devi fare delle strane, come dire, rigidi schemi, ma ti devi solo divertire con un pasto equilibrato, basso negli zuccheri e invece alto in grassi. Questo è il segreto, che donano un'energia stabile, un'energia di lunga durata che subito ti danno una bella base sulla quale costruire la tua routine. Le verdure sono la migliore in assoluto alternativa ai carboidrati che hai. Ecco, le verdure cotte sono quelle che ti danno tutti gli zuccheri di cui hai bisogno, senza esagerare, senza creare impatto glicemico, senza creare, senza contenere proteine problematiche che disturbano il tuo intestino e disturbano il sistema immunitario. Quindi sono le migliori alternative ai carboidrati. Ovviamente se non sei abituato, ti devi solo semplicemente abituare alle verdure. Hanno anche molte fibre che sono positive, soprattutto se le cuoci. Il problema delle fibre è quando a volte carichiamo esageratamente di verdure crude. Queste contengono della cellulosa che per il nostro intestino che proprio il nostro intestino non riesce a sopportare. Quindi è lì che si irrita, è lì che soffre e ha dei problemi. Ma se noi diamo della verdura cotta in modo leggero, che va a rompere questi legami di cellulosa, la mastichiamo bene, la mangiamo sempre dopo un piatto di proteine, abbiamo la giusta quantità di zuccheri, abbiamo freschezza, vitamine, minerali, fibre che puliscono il nostro intestino e ci consentono veramente di mantenerci in come dire, in un ottimo equilibrio. Poi abbiamo bisogno dei grassi sani, che sono la vera benzina e che sono in grado di fare una grandissima differenza. Se hai dei dubbi su quali sono i grassi sani, non è magari oggetto di questo incontro di stasera, perché abbiamo una fantastica guida ai grassi sani che trovi sul nostro sito, per cui sul nostro blog c'è proprio una guida intera sui grassi, quindi non avrai, dopo quella guida non avrai più dubbi di come portarli nella tua alimentazione quotidiana. Altro punto importantissimo, alleggeriamo la cena, alleggerisci la cena, perché la cena è il singolo pasto quotidiano che è in grado di mandare a gambe all'aria il tuo sistema immunitario. È incredibilmente prezioso il lavoro che il sistema immunitario fa di notte. E tu devi saperlo e non lo devi, come dire, sottovalutare. Non ci sono motivi familiari che tengano, non ci sono motivi di lavoro che tengano, dobbiamo solo organizzarci per evitare di arrivare alla cena come se fosse il pasto più importante della giornata, perché magari abbiamo sottovalutato tutto il resto e a quel punto dobbiamo mangiare tutto quello che non abbiamo fatto nella giornata. Ma questo ci fa ammalare immediatamente perché blocca il sistema immunitario, lo indebolisce, impedisce al sistema immunitario di rigenerare le cellule, di produrre cellule staminali, che è una delle cose più importanti, delle funzioni più importanti del sistema immunitario, compiute proprio di notte. E il sangue viene lavato dal fegato, lo fa di notte solo se non è appesantito dagli alimenti che deve digerire. Quindi la sera è importante essere leggeri. Anche in questo caso ti ricordo, 5 giorni su 7, non ti disperare, salvaguardata la tua possibilità di uscire, di avere la tua vita sociale. L'importante è che 5 giorni alla settimana, quando ti ritrovi a dover dare il massimo, tu sei ben, come dire, organizzato a sostenere il tuo corpo con i giusti alimenti durante la giornata, in modo tale da non dover mangiare tanti alimenti la sera. Una cena ideale, come scrivevo in un post di qualche giorno fa, è proprio quella che prevede soprattutto verdure. Verdure, magari poche proteine, magari vegetali, un pochino di ovviamente grassi, ma tutto nella leggerezza. Più abbiamo bisogno di mangiare di più,
più anticipiamo la cena in modo tale da non arrivare a mangiare magari alle 9, alle 8 e mezza, alle 9, alle 10, che è veramente un orario assolutamente troppo, troppo tardivo per il nostro sistema immunitario. Quindi ci sono tantissime cose belle che possiamo fare con la nostra famiglia. Io dico sempre, ci sono infinite cose che possiamo fare, che non è solo sederci attorno al tavolo, siamo esseri abitudinari, pensiamo che l'unica cosa bella è stare lì a condividere il pasto ingozzandoci. No, possiamo stare lì, fare giochi da tavolo, leggere un libro tutti insieme, vedere un film, fare qualsiasi cosa, divertirci a chiacchierare, sentire della buona musica. Ci sono infinite cose meravigliose che possiamo fare, che non quella di stare per forza tutti seduti lì al tavolo a mangiare quando in realtà quel cibo ci fa male. Poi, la sera del sabato e della domenica o del venerdì e del sabato non c'è problema magari a uscire, ma una volta ogni tanto il nostro corpo lo accetta e se ne fa una ragione. E se lo fai tutti i giorni che iniziano i problemi. Ultimo consiglio, molto molto importante, relativo proprio a quello che può essere un protocollo per sostenere il tuo sistema immunitario dall'attacco dei possibili virus di questo inverno. E varie influenze, oltre ovviamente al mitico Covid, ma soprattutto a quello che può arrivare come le influenze stagionali. Allora, quello che possiamo fare è dare adesso al nostro intestino un vero, come dire, un programma di rigenerazione intestinale, in modo tale da farlo rinforzare e permettergli di risplendere tutto l'inverno grazie a queste abitudini sane che abbiamo impostato proprio adesso. Quindi, dato che abbiamo capito che l'intestino è il centro nevralgico della nostra salute, è proprio quello che decreta un po' la salute del nostro sistema immunitario, perché è tutto cosparso di recettori del sistema immunitario, è fondamentale che noi lo teniamo in salute. Ora, come possiamo ottimizzare la funzionalità del nostro intestino? Diventano importantissime in autunno due speciali azioni pratiche. La prima è quella di fare di default un antiparassitario naturale. Perché? Perché sicuramente l'eccesso di cibo crudo, le abitudini non sempre corrette dell'estate ci hanno portato sicuramente ad aver indebolito un po' l'intestino e ad avere parassiti. Poi è facile entrare in contatto, verdura non lavata benissimo, frutti non lavati perfettamente, a volte può essere anche nell'acqua del rubinetto. È importantissimo avere cura periodicamente di eliminare questi parassiti. Come li eliminiamo? Ci sono fondamentalmente due rimedi che io consiglio, puoi scegliere uno dei due, magari il secondo è un pochino più forte del primo, ma sono due rimedi che per un mese agiscono e fanno una pulizia perfetta del tuo intestino. Uno si chiama Ossipur, li trovi tutti e due in farmacia, li puoi ordinare in farmacia, quindi non avrai difficoltà a trovarli. Uno si chiama Ossipur, è dell'azienda Oti, adesso le nostre maghette, le mie coach sicuramente vi scriveranno tutto. Uno si chiama Ossipur della Oti in gocce e l'altro, sempre in gocce, si chiama Rimedio 32 della Villa Labor. Sono due rimedi che riescono proprio a fare una pulizia profonda del nostro intestino, veramente straordinario l'effetto che hanno. O l'uno o l'altro, mi raccomando, vanno presi ai pasti, Ossipur rigorosamente prima del pasto, Rimedio 32 lo puoi prendere prima, dopo, durante, ti puoi divertire, puoi allungarlo un pochino con l'acqua, ha un sentore di aglio ma che sparisce immediatamente, io detesto l'aglio, non lo uso mai in cucina e ti devo dire che non ho difficoltà a prendere questo rimedio perché non permane nel tuo alito e non c'è problema. 20 gocce e 20 gocce, questo di default ti consente di dare subito una pulizia anche verso la candida, dà immediatamente una pulizia al tuo intestino in modo tale da permettere di ricominciare questo autunno e questo inverno con l'intestino libero da parassiti, da batteri patogeni, da tutto ciò che lo può tendenzialmente indebolire e che può indebolire il tuo sistema immunitario. Seconda azione importante, finito questo, quindi fai prima un primo mese di pulizia da tutti i parassiti. E se anche l'hai fatto già quest'anno, ti invoglio a farlo adesso all'inizio dell'anno perché è importante, i parassiti ritornano, quindi è importante all'inizio, ai cambi di stagione,
fare questa azione veramente ci sostiene in modo, soprattutto all'inizio dell'inverno, è proprio fondamentale. Seconda cosa, quando hai finito questo primo mese di, come dire, di antiparassitario, ti fai un secondo mese con degli ottimi probiotici che ti possono, possono costruire una buona flora batterica. Quindi ti fai un mese, puoi fare anche 3 mesi di fila, ancora meglio, se il corpo, se hai, diciamo, durante l'estate non sei stato, senti che ci sono delle cose, il tuo intestino non è al meglio di sé, io ti consiglio anche 3 mesi di probiotici, veramente ti proteggono tutto l'inverno e sei in uno stato veramente forte e solido. Se hai piacere, trovi anche un, come dire, un probiotico molto molto buono nel nostro shop. Accanto a questi sicuramente vitamina D. Adesso finalmente anche la medicina ufficiale, persino Fauci in America, come dire, quello che sembra essere un po' quello che, non, che vuole solo darci vaccinazioni e che in qualche modo non fa che mettere scenari terribili su questa situazione del virus, si sta finalmente piegando all'idea che la vitamina D è veramente una straordinaria cura per il nostro sistema immunitario. Quindi, visto che d'inverno è difficile prenderla dalla luce solare, fai una buona supplementazione di vitamina D3 adesso in inverno, 2000 unità, non hai bisogno di prenderne di più perché prenderne di più va a squilibrare il metabolismo del nostro calcio, è una cosa che facciamo solo quando abbiamo delle patologie straordinarie, ma non va fatta a lungo perché crea uno sbilanciamento potente del metabolismo del calcio, quindi a meno che non siamo malati, nella vita di tutti i giorni basta fare 2000 unità, ma tutti i giorni per avere un ottimo livello di vitamina D3 nel nostro corpo e un equilibrio di tutti i minerali e farci stare veramente bene. Quindi questo come base. Ora, quello che mi faceva piacere è anche darti un piccolo protocollo per le malattie da raffreddamento, perché d'inverno capitano e quest'anno, mai come quest'anno, sarà un incubo, perché al primo raffreddore ti cacceranno dall'ufficio. Quindi è bene che ti do tre cose, 3-4 cose che puoi tenere a casa, perché l'ideale è averle già a scopo preventivo, non è che le devi prendere, ma le devi tenere a casa, perché poi quando arriva il raffreddore, anche le prime avvisaglie, quelle arrivano subdole e non è in quel momento che devi andare in farmacia a procurartele. D'altra parte sono tutte cose che trovi in farmacia abbastanza facili da trovare, quindi non ci vuole niente. Ti fai il tuo mobiletto con i tuoi rimedi e sai che all'occorrenza li troverai. Cosa ti serve? Un estratto idroalcolico di propoli. Sei lì quando occorre, 25 gocce, 25 gocce, 2 volte al giorno, 25 al mattino, 25 alla sera, un pochino di limone, acqua. E sei a posto con un buon antibiotico naturale, ti prendi un altro rimedio che è anche eccezionale, sempre in farmacia, che si chiama Batteril della Esi, veramente molto molto buono, lo prendi te ne prendi 2 o 3 compresse al giorno, te le ingoi e sei, come dire, coperto perché contiene estratto di pompelmo e quindi è molto molto disinfettante insieme al tea tree oil, quindi è proprio ottimo per darti una bella disinfettata a tutto il tuo corpo. E poi Oscillococcinum, anche questo è un rimedio omeopatico, e lo trovi anche questo in farmacia, un tubo dose 2 volte al giorno, sempre lontano dai pasti. E questo, mentre il batterio lo prendi subito prima del pasto, questo lontano dai pasti, sotto la lingua, come si prendono i rimedi omeopatici, funziona benissimo, lo prendi proprio d'attacco, 2 al giorno per 3-4 giorni, 5 giorni, superi la crisi senza che diventi qualcosa di più impegnativo che magari poi ti blocca per giorni. Se vuoi e se tendi ad avere muco nel naso, oltre ad eliminare gli zuccheri che sono la causa principale del muco insieme al latte, queste sono le due fabbriche, farine, zuccheri e latte sono la fabbrica del muco nel tuo naso, ma facendo un po' di pulizia, se vuoi, se tendi però facilmente anche muco vecchio e vuoi tenere il tuo naso sgombro, ti consiglio la Netilota. La trovi sul nostro, è un'antica pulizia del naso con l'acqua calda, semplicissima, acqua calda e sale si fa, facilissima da realizzare a casa, ti serve solo la brocchettina che ho fatto realizzare in plastica e la trovi su Energy Foods, sul nostro shop.
Ed è un supporto meraviglioso perché con proprio 5 secondi di pratica non quotidiana, la fai magari 2 volte alla settimana, wow, ti fa uscire tutto il muco dal naso e ti mantiene proprio sgombro e ossigenato. È una pratica antica ma veramente efficacissima. Trovi tutto, deplianda da scaricare per vedere come la fai, è un aggeggino di pochissimi euro. Ma che può fare la differenza, serve solo acqua, sale, quindi veramente qualcosa di semplicissimo. Tutto quello che potevo darti stasera come informazioni, spero che ti siano state veramente utili per affrontare al meglio queste sfide. Quello che puoi fare adesso è pensare o di farlo da solo e hai a disposizione, siamo un sito incredibilmente generoso, quindi trovi presentazione del metodo, menu subito da provare, tantissimi articoli, guide con le quali approfondire tutto quello che ho detto. Quindi questa può essere una possibilità, o se hai voglia di avere un sostegno, io ho pensato che fosse il momento giusto, visto le sfide che ci aspettano, offrirti la possibilità di entrare nel programma online con uno sconto speciale, visto che siamo tutti un po' in difficoltà, che come dire, in questo momento magari le spese le dobbiamo stare un po' attente e attenti, e visto che abbiamo veramente bisogno di dare il nostro massimo, fosse anche come giusto per me fare la mia parte. Quindi ti offro uno sconto speciale per il programma online. Si tratta del 30%, parte da ora, da stasera, e durerà qualche giorno, adesso poi ti dirò, e puoi usufruire del programma online con questo sconto speciale. Che cos'è il programma online? Il programma online è un programma chetogenico, nutrizionale, per trasformare il tuo corpo, imparare a trasformarlo in un bruciatore di grassi, ritrovare la tua forza, ritrovare la tua energia. Ti insegna come dire a farlo in un modo semplice, dove trovi tantissime conoscenze, ma soprattutto tanta tanta guida pratica, e puoi seguirlo al tuo ritmo, dal computer, dal cellulare, non hai nessun, anzi, è fondamentalmente creato per cellulare, perché sappiamo che tanti tanti clienti si connettono da lì. È formato da video che ti seguono passo passo, piccole sfide settimanali, ricette incredibilmente gustose, perché cambiare alimentazione è assolutamente, non è una cosa che deve intristirci, ma anzi ci deve far divertire. Menu, liste della spesa, tutto con tutte le soluzioni alle possibili difficoltà, tutto facendolo, come dire, in una grande comunità che lo fa insieme, perché il programma online ha la bellezza di essere, che viene accompagnato e sostenuto non solo da me, ma da tutti i miei coach e da anche tantissimi colleghi, perché si è creata ormai una grande comunità di persone che seguono questo metodo e che veramente si sostengono a vicenda in un meraviglioso gruppo, che proprio è commovente per la bellezza e anche la possibilità di aiutarsi l'un l'altro che sta esprimendo. Lo trovi in 3 versioni, onnivoro, vegetariano e vegano, per cui sempre chetogenica per tutti, ma armonizzata con le proprie, come dire, capacità, le proprie anche tendenze alimentari, senza che questo deve creare attrito nella tua vita. E lo fai? Il programma si compone di 4 passi principali. Andiamo a vederli insieme, così da farti un'idea. Ti do una piccola overview di quello che è il programma, l'online program. Per tutti i tipi di programmi è organizzato in queste 4 fasi. La prima si chiama Ready, è un vero e proprio momento di ripartenza, dove hai in pratica 3 settimane che ti guidano a entrare in questo nuovo stile di vita in modo tranquillo. Il programma rimane con te per tutta la vita, quindi le 3 settimane sono soltanto, come dire, una media. In realtà tu puoi metterci tutto il tempo che vuoi, perché anzi, io incoraggio proprio a prendersi tutto il tempo, perché il programma deve diventare tutt'uno con la tua vita, non è qualcosa calato dall'alto. Quindi inizi innanzitutto misurando la tua digestione, la tua infiammazione, cioè la tua capacità di bruciare grassi, attraverso un test unico, incredibile, che trovi subito come inizio del programma. E poi questa prima fase, Ready, ti guida con 14 passi veramente a entrare, e tante sfide settimanali da compiere per fare il passo successivo, ti guida a entrare passo passo, in modo armonico, quasi senza accorgertene, in un nuovo stile di vita adatto a te.
ti va a creare tutte le piccole basi solide sulla quale si costruisce un nuovo stile di vita. Quindi è fondamentale questa fase, è incredibile, un mini programma nel programma già di per sé ti fa cambiare vita fino a che non arrivi a completare la tua prima giornata tutta con uno stile nuovo. E vedrai che mai cambiare abitudini è stato così veramente facile, easy, ready. Tu sarai pronto per cambiare vita. La seconda fase si chiama Restart, e questa mi hai sentito parlare già altre volte se mi segui un po'. Questi speciali 4 settimane di detox, questi 28 giorni che ti guidano proprio a sconfiggere completamente l'infiammazione nel tuo corpo, e quindi vai a mangiare. Questo è l'unico momento di dieta di questo programma. Quindi vai a mangiare un regime molto specifico con alimenti molto particolari, ma solo 28 giorni, quindi proteine, verdure e grassi, fino a che ti sazi, non conti calorie, non devi usare la bilancia, ma devi solo scegliere alcune categorie di alimenti, altre vengono solo in questi 28 giorni escluse. In questa maniera fai un completo detox, elimini le tossine, riequilibri gli ormoni, riavvii tutti i processi dell'organismo, tutti. Per cui spezzi la dipendenza chimica, spezzi la dipendenza psicologica dal cibo, bruci le riserve di grassi, tutto il corpo riparte, la mente riparte, veramente sperimenti una lucidità incredibile. Alla fine del restart stenterai a riconoscerti, sarai pieno di energia, più in forma, più in salute, più vitale, più concentrato e più felice, perché questa è una delle cose più importanti per questa vita. E sarà come dire, come se tu potessi regalarti 10 anni di meno. Indipendentemente dal punto in cui sei, puoi sempre riavviare un po', come dire, riavvolgere la bobina e tornare un po' indietro, sia nel corpo che nella mente. Dopo questa fase di restart, troverai una fase che si chiama invece retry, una fase che dura dalle 2 alle 3 settimane, nella quale ormai che sei tutto così bello, come dire, senza più sintomi di infiammazione, dove il corpo sta rispondendo al meglio, sta esprimendo il massimo delle sue potenzialità, è il momento esatto per riprovare a, come dire, riprendere alcuni degli alimenti che hai sospeso per vedere con chiarezza che effetto hanno su di te. Scoprirai tante cose interessantissime, cose che non immaginavi, alimenti che credevi ti facessero male, che invece smettono di farti male, alimenti che credevi invece perfetti per te, che invece non ti saranno amici, e solo tu potrai scoprirlo. La cosa bella è che non sarà una cosa detta da qualcuno, ma sarà il tuo corpo. Tu dialogherai col corpo, gli reintroduci con un metodo molto preciso, e retrai, è veramente preciso, scientifico, di come riportare questi alimenti nella tua vita in modo tale da comprendere cosa ti è amico, cosa è adatto tutti i giorni, cosa è adatto magari 2 o 3 volte a settimana, cosa è adatto solo alle occasioni speciali, e avrai un vademecum per organizzare la tua vita veramente adatto a te. E poi c'è l'ultima parte, che non è un caso, che si chiama relax, perché dura tutta la vita, ed è la parte dove ti rilassi e metti a punto il tuo personale approccio Sauton, solo tuo, unico, che si basa, come dire, si armonizza col tuo stile di vita, si armonizza con le tue esigenze, cambia col mutare delle tue giornate, ma hai tutto i pilastri che ti occorrono, e conosci ormai il tuo corpo a meraviglia, conosci la via di casa, anche quando ti allontani non ci vuole niente a ritornare, hai sempre il test con te col quale puoi monitorare ogni tanto il tuo corpo come sta, e quindi veramente è un programma che una volta che lo inizi poi si tramuta nella tua vita ed è totalmente rilassante, perché l'obiettivo finale è quello di non essere a dieta, di sconfiggere questa idea di dover essere rigido, di, come dire, di danzare con la vita e con tutte le sfide, sapendo di poter dare in ogni momento il tuo meglio, soprattutto quando ti serve. In più hai il ricettario di 170 pagine, il test per misurare costantemente come stai ogni volta che vuoi, la raccolta di tutti i rimedi naturali che ti servono per i principali squilibri, fastidi. E poi un gruppo Facebook, che, come ti dicevo, un gruppo chiuso, veramente
È meraviglioso, è la gioia della mia vita. Io ogni giorno dedico tempo per andare in questo gruppo, visitare tutti i miei. Ormai siamo proprio amici e c'è una discussione meravigliosa, ricette costantemente postate da tutti gli iscritti, domande, dubbi, ognuno può personalizzare il proprio approccio ed noi ci siamo sempre, io almeno una volta al giorno sono lì, se non anche 2 volte, in modo tale da poterci incontrare costantemente, chiacchierare, parlare delle nostre abitudini e vedere come farlo al meglio. Come puoi partecipare? Come si partecipa all'online program? Basta andare sul nostro sito, quindi www.thesautonapproach.it, cliccare sul link che trovi nei commenti qui sotto, anche questa pagina di questi video che hai ascoltato e che domani per fortuna combineremo in un unico video. Scegli la versione del programma che ti aggrada di più, onnivora, vegetariana o vegana. Trovi il riepilogo di come funziona il programma, di tutto quello che riceverai. Potrai iscriverti in pochissimi minuti. Il programma fai il tuo pagamento sicuro, il programma è immediatamente istantaneo, ricevi un'email da noi con le chiavi d'accesso e la tua, come dire, la tua area, quella che sarà poi il tuo mondo Sauton, si apre e tu puoi entrare ed è subito molto interattivo, video, audio, PDF, hai tutto a disposizione per cui non avrai difficoltà a seguirlo in ogni momento, hai tutto, ripeto, ben a disposizione. Ti offro uno sconto del 30%, parte da stasera e dura fino a mercoledì 23 settembre, quindi hai tempo per guardare tutto e per iscriverti. Ci vediamo dall'altra parte, ti aspetto, non dimenticarti di entrare subito nel gruppo Facebook chiuso, dedicato proprio, ce ne sono due, uno per gli onnivori e uno per i vegetariani, e di presentarti, perché non vedo l'ora di conoscerti e di iniziare questo lavoro con te, quindi non ti dimenticare del gruppo e di entrare e di salutarci. Direi che per parte mia e per stasera ho, come dire, completato questo incontro, questa conferenza. Sono contentissima di essere stati con voi davvero tanto, 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 tanto. Vedo che avete fatto tantissimi commenti e ti prometto che domani me li guarderò tutti, andrò a guardare tutti i commenti in modo tale da vedere se c'è qualcosa. So che ci sono già state Ivana e Maria Pia che sicuramente vi hanno sostenuto con le giuste risposte, però vado anche a vedere se è rimasto magari qualche domanda non risposta oppure magari qualcosa che ritengo sia giusto aggiungere. Sicuramente mi come dire, ti saluterò, sarò contenta anche di vedere tutti coloro che erano in diretta, quindi di salutarti per bene. E, che dire, sono stata contentissima come sempre di essere in diretta e di avere del tempo con te. Ti prometto che tornerò in diretta prossimamente e sicuramente ci risentiremo in autunno. Conto e spero al più presto, non appena rientrerò di nuovo a casa, sarò in viaggio per qualche settimana e poi quando rientrerò qui spero di attivare subito le dirette anche di cucina, perché era un'altra delle avventure che abbiamo fatto insieme questa primavera, che ci hanno fatto, come dire, sono state una bella occasione per tanti di voi di migliorare la manualità e scoprire la bontà di queste ricette. E che dire, vi abbraccio forte forte forte, grazie della pazienza di avermi seguito con questi alti e bassi di Facebook e ti auguro tutto il meglio, ti auguro veramente un inizio alla grande. Ti auguro di prenderti, di scoprire la bellezza, la facilità e la gioia che dà fare questi piccoli, piccoli cambiamenti nella nostra vita, in grado di, wow, farci veramente risplendere al massimo delle nostre potenzialità. Così, grazie dell'attenzione, un abbraccio caro a tutti voi, grazie a Maria Pia e Ivana che sono state in diretta ad aiutarmi e ti do appuntamento sulle pagine ovviamente social, sia su Instagram che su Facebook,
da domani sono qui per chiarire anche dubbi sul programma, qualunque cosa. Sai che c'è anche un'email, un indirizzo email al quale puoi scrivere, info@thesoutonapproach.it, a cui puoi scrivere se dovessi avere dei dubbi speciali da sciogliere prima di poter entrare nel programma online. Ti aspetto dall'altra parte, un abbraccio carissimo e grazie ancora dell'attenzione. A presto. Ciao, meravigliosa notte. Ciao ciao!